e quindi restituire quella roba lì. La nostra era stata la mia, ti dico nostra perché c'è un bipolarismo, non lo so, no, cosa. Era per far vedere film che non hanno mercato, capito? Era questa la cosa, quindi il film di prima visione di un grande maestro, sti cazzi, ci va il film del ragazzino, in modo tale che dice, vabbè, sto film che facciamo? Produciamo? Dice, sì, ma poi quante copie lo lanciamo? Ma con 10, vabbè, tanto poi va a finire la sala franca, recuperiamo. Questo potrebbe essere proprio un modo per incentivare la voglia di cinema inteso come luogo dove, perché i film al cinema, raga, è un'altra cosa. Comunque non lo dico, certo, detto da me, ma grazie, ti guadagni se ci vado io, no, non è proprio così. Però una volta stavo in una giuria di Sanremo Giovani, sì, ci sono andato, ho fatto anche io, non vi dico chi vinse perché c'ho ancora un po' di sensi di colpa. E a una domanda dell'amico Pippo, faceva una domanda a tutti, eravamo io, Linus in Fascelli, che è un regista, Flavia Cercato, che è una conduttrice radiofonica, faceva una domanda per uno. A me mi è capitata la peggio, con 10 milioni di persone che ti vedevano, io mi espressi malissimo, però la domanda era, che ne pensi della pirateria? Gente che scarica musica, io ho detto una cazzata, tipo pensando di fare un complimento agli hacker, no? Dissi, ma ormai è una sottocultura, senza pensare che sottocultura è anche una parola brutta, no? E ho detto, beh, ci si può fare poco, voglio dire, quindi la stavo legittimando. Ho detto, per quanto riguarda scaricare invece i film è diverso, perché al cinema bisognerebbe andarci. E ho fatto la figura di quello che dice, ma sti cazzi, la musica la possono scaricare. I film no, invece volevo dire che comunque la musica si ascolta ovunque, no? Cioè, la magia della musica è che scandisce il tempo. Il cinema devi andare a permetterti di fermarti il tempo e di guardarti quella roba lì. Mi state ricordando tutte delle cose. Lasciando una seduta psicanalica. Sì, di quelli che vedono la propria vita e poi escono in un pullman di prova. È uguale. Sì. Già un altro. Di che altro dobbiamo parlare? C'hai una domanda fresca? Sì, posso. No, se te lo do a te, ma me fai così. Vedi se funziona? No, non funziona. Volevo un po' riprendere la questione della produzione di cultura, no? Per parlare... Funziona, Per parlare un po' di tutti quei luoghi, no, che stanno sorgendo ultimamente in risposta alla crisi che la cultura sta vivendo e alla crisi comunque generale del nostro paese, no? Un po' come l'esperienza del Valle, l'esperienza del cinema Palazzo Occupato, l'esperienza che abbiamo avuto qua del cinema Arcobaleno e anche un po' anche di questo luogo, no, che comunque è nato con l'intenzione di produrre comunque cultura, di essere un punto di riferimento per tutti quegli artisti che hanno voglia di emergere ma non ci riescono perché non hanno un luogo dove realizzare comunque, e questo va al di là anche del cinema, anche musica, anche mostre, insomma anche spettacolo, arte così. E tra l'altro in questa città ce ne sono tanti di spazi che cercano un po' di resistere ai continui tentativi delle istituzioni, no? Di essere chiusi o bloccati, tipo anche noi, no? Siamo in una situazione un po' precaria in questo momento perché comunque siamo sotto sgombero e con una trattativa che non si sa se ci porterà da qualche parte, dove specialmente ci porterà. E volevo un po' sapere da te, tu cosa ne pensi di tutti questi luoghi che nascono in risposta, una domanda molto facile, un po' che nascono in risposta, no, ai continui tentativi del governo, delle istituzioni, di tagliarli, di farli fuori, di metterli ai margini. Capito. E che ne penso? Penso che sia stata una reazione molto naturale di chi ha un rapporto con la cultura in generale di un certo tipo, quindi mi sembra una conseguenza meravigliosa di tutto questo. Quando si diceva anni fa
parlando esclusivamente di cinema, di come la società stava cambiando, insomma, le solite cose, e comunque qualcuno rispondeva: per chi fa cinema quello che sta succedendo è molto prezioso, perché il cinema ha la funzione di raccontare quello che succede, no? di farsi domande, l'ho detto prima, secondo me. Anche questa situazione di enorme distanza tra istituzione, palle sta parola, vabbè, però è quella. Come? Dico a te che sono amiche nella fondazione. Mi sono amiche, mi sono amiche. No, ma sono state amiche, ma toste, nel senso, poi alla fine amiche anche hanno un certo tornaconto, non d'immagine, ma reale, perché comunque la scuola entra dentro un progetto di formazione, davvero devi venire gente fuori che deve andare a lavorare. Questa è un'altra peculiarità della scuola, non è che esci con l'attestato e vai a fare assistente alla regia tutta la vita, capito? Quindi, vabbè, piccola parentesi. Quindi la nascita del circuito, lo voglio chiamare così, alternativo, che si sostituisce al circuito istituzionale, se fosse applicato ad ogni singolo aspetto della nostra società, e ci stiamo arrivando e ci arriveremo, non mi aspetto a una sanità alternativa, però a strutture che magari riescono a, non so, non parlo di sanità, di medicina vera e propria, però strutture di sostegno, stanno nascendo parallelamente ai ministeri a cui si fa riferimento, perché c'è disinteresse o comunque perché stanno concentrati sui cazzi loro, puramente dati alla mano, eccetera eccetera. Certo, noi veniamo da 4 anni di un governo che particolarmente ha chiuso, li chiamavano rubinetti loro, no? In realtà è chiudere la pancia della gente quando dici non mi interessa, quella roba lì non ci mangia nessuno, non, senza chiederti che poi nel mondo del cinema, perché ti ripeto, è quello che conosco, ci lavorano 250.000 persone, non 250.000 attori, che poi non puoi andare da attore a protestare perché magari qualcuno ti guarda male, dice ma che cazzo vuoi che prendi un settimanale di 5.000 euro a settimana, non è quello, cioè, allora infatti non ci dovrei andare se pensassi alla mia condizione, ci vado perché ci stanno dietro un film, ci stanno tantissime persone, ci sono famiglie che ci campano da anni con questo mestiere, quindi è un settore dove c'è un impiego forte. Noi veniamo da un governo che proprio non ha, da una persona direi più che un governo, perché anche tutto il complottismo che si è fatto, no? Che comunque la cultura è, io non ci credo, non ci ho mai creduto, o comunque parlando anche con grandi vecchi del nostro ambiente, gli ho detto basta combattere questa battaglia dicendo ci volete tappare la bocca perché noi vi raccontiamo le cose come stanno, non c'è un disegno politico, sociale e culturale sotto, perché la cultura in Italia non è più la cultura, non è più quella che ci interessa, credo, a molti di noi qua dentro, è diventata qualcos'altro, no? Cioè a chi comandava, per chi comandava la cultura era altro, era prima serata, erano altre cose, non era un film che, come mi viene in mente il film di Andrea Segre, non so se l'avete visto, Io sono lì, non è quella roba lì, no? Quindi ho detto, è inutile che dite perché loro verso la cultura hanno un odio, ho detto guarda che loro la tua cultura non la calcolano proprio, noi non siamo noi, chi fa il nostro lavoro, chi fa il cinema, come lo fai te, lo faccio io, non siamo niente, non c'è un disegno sotto, basta pensare a sta roba, perché non c'è quell'intelligenza politica lì, c'è proprio tutto un altro riferimento, quindi io ho detto, dicevamo parlando, io cambiamo atteggiamento, non lavoriamo più, fermiamo la macchina primaria che è la macchina delle serie televisive, non so manco serie, che comunque tantissime cose hanno dimostrato che poi la fiction in Italia è sempre stata usata come mezzo di propaganda e basta. Quando si parla, dice ma perché sempre fiction su quelle categorie, su quello, perché è una propagandistica e basta. Quindi quello che, che è successo col Valle, cioè la miccia che ha acceso il Valle, che poi si sta diffondendo dappertutto,
mi sembra una cosa così, la meraviglia di questa cosa è che è una cosa naturale, animale, è stata una cosa, basta dire, spinta dal basso, è ancora da più, più sotto, è roba di magma, capito? Cioè, è proprio... Non t'ho guardato stavolta. In relazione a questa cosa che hai detto, nel senso, cioè, si vede benissimo che il passaggio che tu dici in questo momento di crisi, per quanto appunto la situazione, cioè, sia drammatica, ci hanno preso proprio direttamente la pancia, cioè non si parla più di altro, si parla proprio di pancia. C'è stato appunto il passaggio delle persone che ormai ai ministeri, cioè al pubblico, non si affidano più, ormai scavalcano direttamente quell'istituzione lì, il pubblico, perché tanto opportunità, possibilità non te ne dai, quindi c'è stato un disinganno generale su questo, la gente si è rotta le palle di questo, di prendersi in faccia noi, di prendersi in faccia assenze nella vita quotidiana, e quindi il Valle, Cinema Palazzo, Arcobaleno e quelli che nasceranno e che sono nati, ci danno invece, cioè, l'esempio che, ok, dal pubblico si è evidentemente passato al comune, cioè auto-organizziamoci noi, come tu facevi l'esempio, sì, magari arriveremo anche alla sanità, magari abbiamo visto in Spagna che ci sono arrivati a mettere a posto degli ospedali da auto-organizzarsi, quindi c'è stato questo netto passaggio. E quindi in relazione a questo, magari, cioè nella crisi, quando appunto la crisi ti prende la pancia, che tu non ce la fai proprio più arrivare a fine mese, arrivare a fine giornata, evidentemente nella disperazione ti auto-organizzi, cioè cacci la forza. E quindi secondo te in questo, no? Cioè il cinema italiano, ritornando al cinema, che è, come dicevi, una situazione drammatica anche quella, secondo te, cioè come vedi magari le persone che legittimamente o meno decidono magari di andarsene via dall'Italia invece di restare e cercare di fare qualcosa qua? No, ma a parte questo, che ti rispondo fra una mezz'ora. Volevo aggiungere, sì, ho capito. Volevo aggiungere una cosa a queste esperienze che stanno nascendo autonomamente, che questo ti porta, il Valle nell'esempio, io ci sono stato poco perché in un momento in cui il cinema italiano è in grande crisi, io sto lavorando come un matto, quindi è un po' anche paradossale, però vedrai che finirà, insomma, sono botte di un anno, poi stai 3 anni a casa. E ci sono stato poco, però queste esperienze qua, questo tipo di autogestione qua, obbliga anche a guardarsi in faccia l'uno con l'altro. E in un ambiente come il nostro, dove la premesso che l'ambiente, gli ambienti sono fatti dalle persone, a me, io non ci credo a quelli che mi dicono, certo il mondo del cinema è difficile, è tutto certi squali, mignotte, drogati, cioè questo tipo di cose qua, no? E io dico, guarda, no, io non frequento, cioè, ci sono colleghi che non siamo così, cioè, mi sono trovato a rispondere così a una dogana, tra l'altro, ti davo il cane addosso, ti diverti stasera, ti diverti, perché scusa, è ambiente vostro, tutto così. E, premesso che un ambiente è fatto da persone e non so le persone per me che diventano qualcos'altro all'interno dell'ambiente. Il nostro però è un settore dove il disprezzo verso l'altro che fa il tuo stesso lavoro, proprio perché perché l'arte secondo me non è democratica, no? Magari a volte è anche giusta questa affermazione, nel senso poi uno gli prode il culo di fronte a un film che gli dà fastidio, che non è fatto bene, o di fronte a soprattutto alla musica, ecco, per me personalmente chi fa musica male meriterebbe la rieducazione, proprio l'espulsione da qualsiasi forma di espressività, cioè proprio ce l'ho a morte con quella roba lì. Quindi questo ha fatto sì, questa autogestione, che tutti si guardassero in faccia, e c'è delle persone che si sono guardate in faccia, delle persone che non si detestavano di più, quindi è anche un processo di maturazione enorme per chi fa questo lavoro, che secondo me porta chi fa l'attore del teatro, il regista del teatro, regista d'opera lirica, regista di cinema indipendente, regista di colossal, eccetera, di oh, fai solo attore, fai solo regista, cioè è un processo di normalizzazione, di smitizzazione totale di questo mestiere e dell'arte in generale, nonostante è chiaro che l'arte, cioè chi fruisce dell'arte poi mitizza, fa, è una cosa che c'è dall'uomo delle caverne, dal graffito del bisonte dentro la cosa.
bella metafora. E quindi questo è importante anche per questo, tutto, secondo me questo è un processo di regolarizzazione di tantissimi aspetti. Detto questo, andare via dall'Italia. Ma no, io non ci ho pensato, ci posso pensare. Non perché sto lavorando, no, per quello, anche perché non potrei lavorare da nessun'altra parte, diciamo. Questa è una domanda che mi hanno fatto a cui ho risposto. Avete preso l'intervista del Fatto Quotidiano? Mi state facendo. Sì, lo è. A me non volevo sminuire. No, come dicevo in quella cosa, in quell'intervista lì, secondo me chi fa chi fa questo tipo di lavoro, secondo me è il modo migliore per farlo è rimanere pure quando brucia l'ultima casa, insomma. Non abbandonare la nave, non è solo quello, però è proprio. E racconta tutto fino alla fine, fino alle macerie se ci saranno, fino a qualsiasi cosa. Certo, poi uno che vuole fare un vaccino e non ci riesce, se se ne va e glielo fanno provare, la capisco molto di più e la condivido. Poi andare via dall'Italia per altri motivi, uno ci può pure pensare, insomma, soprattutto se ha figli piccoli, uno ci pensa. Però dove vai? Secondo me solo in Sardegna, per me la Sardegna è la terra più. Bravo! Siamo peggio di tutti in Italia! La Sardegna non crolla, lo dico io, qualsiasi cosa succede. Non è la prima smeralda la Sardegna. Aspetta. Non dicevo quella lì. Si sta tanto bene. Dicevo, però c'era. Vabbè, io lo dico per. Però la Sardegna non crolla, dico la Sardegna perché ho tutti gli anni, c'ho un amico molto caro lì. C'è una teoria sensata. No, una teoria, cioè una forza da lì che è diversa. Dicevo anche naturale, nel senso qualsiasi cosa succede la Sardegna. Aspetta che mi sono giunte le voci, ci sono delle domande. Faccio una sigaretta, però. Salto in frasca che prima quando leggevi la filastrocca sul precariato mi è venuto in mente che questo posto Bartok mi prende nome da un romanzo in cui il protagonista è uno che dice dalla mattina alla sera preferirei di no, quindi la sottrazione all'attività, la sottrazione alle regole del mercato e delle istituzioni eccetera eccetera. E quindi purtroppo, cioè, quando si parla di precarietà, poi negli anni, anche drammatizzandosi la situazione, si è finito quasi a rimpiangere quel diritto al lavoro, no? Quando fino a 30 anni fa, insomma, il rifiuto del lavoro era stata anche una cosa abbastanza consistente e sulla quale soggettivamente, avendo lavorato, sono anche d'accordo, perché l'ozio è un'opportunità davvero. Però nella drammaticità di questa situazione, poi quando uno non sa come arrivare a fine mese, si torna anche a parlare di quanto sia bello in fondo, no? Un po' lavorare. E niente, in questo senso, però forse recuperare anche il senso sano di quella sottrazione a livello sociale può essere ancora un'opportunità. Mi chiedevo più che altro che la precarietà come condizione è stata tanto raccontata a livello mainstream, film, romanzi, così, però a volte mancano degli strumenti popolari, quotidiani, ad uso e consumo di chi è precario sulla propria pelle tutti i giorni per raccontare quello che vive, no? Non so, tanti strumenti che si usano, per esempio a volte nelle esperienze più auto-organizzate, così dal blog, a delle forme per cui uno si racconta anche nella sua banale quotidianità, perché è una parola grande, come la incarni poi in ogni corpo, in ogni esperienza, in ogni vita lavorativa, no? Quindi in questo senso qual è la potenzialità degli strumenti come il cinema, così, per questa operazione? E poi una domanda che, se volete, anche più scontata, però a fronte di quello che sta succedendo in questi giorni, insomma, viene anche naturale. Una settimana fa a Torino venne bruciato un campo rom, 5 giorni fa a Firenze succede quello che succede. Non so, a me è venuto naturale chiedermi: ma che rapporto c'è ancora fra la cultura, il potere della cultura e la barbarie a cui stiamo andando incontro in questo paese? Perché forse non sono due cose completamente scollegate, e evidentemente
cioè le scelte politiche che si fanno sulla cultura producono poi anche un tessuto sociale che dà adito a tutto quello che stiamo vivendo, a appunto un tessuto di razzismo, di violenza proprio come linguaggio quotidiano che vediamo non solo nella politica alta ma nelle forme di stare insieme, in quel caso erano dei neofascisti, ma purtroppo a volte l'appeal di quelle forme di vita va ben oltre i militanti di Casa Pound, ma entra nelle sensibilità quotidiane. La cultura può essere ancora una forma di resistere a tutto questo. Io ti farei rispondere a te da solo. Comunque, cioè, non è una domanda, è un'osservazione. Donatella è toscana. C'è una teoria per regione. Beh, all'ultima osservazione che hai fatto hai già risposto, nel senso l'assenza di cultura, che significa l'assenza di un teatro in periferia, di una biblioteca, della possibilità di dire a scuola a dei ragazzini che si danno le capocciate perché diciamo è la cosa più che gli viene insegnata, o comunque che vedono come unico strumento per poter affermare qualcosa, insegnare a scuola che si può leggere un libro a 10 anni, o comunque insomma sicuramente produce un tessuto sociale isolato, perché poi l'isolamento è l'isolamento che genera quel tipo di roba lì. Secondo me il progetto che c'era a Roma di fare dei teatri di cintura, di cui io ancora sono un direttore artistico del Quarticciolo, il teatro del Quarticciolo, era quel tipo di tentativo là, fu una delle cose buone che si fece nell'amministrazione comunale precedente, quella di a Tor Bella Monaca, a Quarticciolo, a Ostia, cioè in tutte queste zone dove la gente non è abituata ad andare a teatro, perché per andare a teatro magari devi essere un appassionato, invece sai, tu lo trovi sotto casa, vai anche oltre la pigrizia, quella classica, no? di andare in centro, e quando andare in centro significa viaggiare proprio, non perché è lontano, ma perché concettualmente andare in centro significa vestirsi bene. No? Quello fu uno dei tentativi. Io in quell'esperienza lì ci ho recitato al Quarticciolo tanto tempo, sono stato 10 giorni, anche se lì si facevano programmazioni molto piccole, e c'era una grande risposta di pubblico, anche del territorio. Poi però cambia l'amministrazione comunale e entrano in gioco dinamiche politiche di fondi, di investiture, chi va al Teatro di Roma, cioè è incredibile, ma è politica. E io non so niente di quell'esperienza, di quella vicenda lì da un anno, perché l'ultima volta che ho parlato con le persone che lavorano al Teatro di Roma, che sono persone in realtà che hanno a cuore proprio la spinta con cui era stato affrontato quel progetto, dicono non so che dirti, non ci sono soldi, non so che, cioè. Quindi non c'ho cazzo da fare, se qui non si rompe il legame tra iniziative di qualsiasi tipo e lo chiamo potere, ma è una parola forse troppo grossa perché magari lo fosse, ma chi ha il potere di farti fare quella roba lì, e queste esperienze come questa anche stanno rompendo quella roba lì, capito? Non siamo in periferia, va bene, però magari può avere un richiamo, non lo so. Quindi è evidente che non dico che la gente va a bruciare gli zingari perché una ragazza ha detto che uno l'ha violentata perché non c'è un teatro lì, questo non lo direi mai, che il problema è molto più complesso, però far arrivare in un certo strato sociale l'idea che avere un rapporto occasionale, il primo, cioè poterne parlare, cioè insomma adesso non mi fate fare il crepede, anche perché non ho il maglione adatto, però insomma sicuramente serve, io ci credo a questa cosa. Il fatto di aver fatto la scuola alla Magliana è stata una richiesta dell'assessore, del mio amico, lo chiamo mio amico, perché ha detto io ci tengo al fatto che andiamo là dentro e che ci sia una scuola con 500 computer e che venga mandato un messaggio di non rubare quei computer, perché comunque ci stanno rischelli di 18 anni, di 20 anni con la terza media che sono stati ammessi a una cosa per cui possono studiare senza pagare una lira, e chi lavora là non pia una lira, cioè chi insomma nell'organigramma sono quelli di fondo a noi, insomma, quindi cioè, tutto mi sembra una cosa
che dovrebbe disarmare, no, la rabbia sociale di quel tipo lì. Poi l'altra cosa che mi hai chiesto non la ricordo perché l'ho ascoltata e l'ho assimilata, e come Cino può raccontare in modo più o meno, ho fatto una sintesi banalizzando il tuo pensiero molto più alto. No, hai detto che magari ci dovrebbe essere un veicolo più facile per fruire di qualche tipo di... Beh, l'hai detto te, però il blog, cioè comunque il web ha un grande compito in questo, secondo me, anche se poi pure lì dovrebbe parlare. Ne parlavo oggi con degli amici sul fatto che i social network ti danno la possibilità di esprimerti veramente come poche cose al mondo, ti danno anche la possibilità di coprirti dietro quella roba lì, quindi... Però la cosa che a me personalmente spaventa di quella roba lì è che tutto quello che succede nel mondo è molto vicino, e quindi ti fa venire una coscienza collettiva, veramente una coscienza enorme su tutte le cose, da un terremoto in Giappone che ti sembra che ti può succedere al semaforo sotto casa dopo 2 ore perché l'hai visto così, ci stai così dentro, al fatto, ad altre cose molto più... come se il social network potesse generare un social panic molto più forte. Però è anche vero che tu vai a Piazza Tahrir in Egitto e come stai sul pezzo lì non te lo racconta nessuno, quindi cazzo lì è... non mi fate fa prima crepemo, che posso dire, non lo so, non mi viene. Perché siamo arrivati a parlare del... Ah, per quello, insomma, per quello. Va bene, capito. Poi il cinema mi racconta la precarietà. Stavo cercando un film recentemente che mi ha fatto venire in mente questa roba qui. Ma già Tutti giù per terra, un film che feci nel 96, già anticipava un po' questa roba qui. Che però era travestito da nichilismo, no? Diceva, questo era nichilista. E secondo me poi il precario, se visto che la precarietà sta diventando un sistema complesso, secondo me il precario per eccellenza non era il nichilista, magari quello che ho letto prima lo era un po', anche se poi accetta un lavoro a tempo così, un lavoro in nero e poi ci muore, però... Ci sono altre domande, eh? Aspetta. Allora, siccome ho letto il bando per la scuola che è aperto, una cosa che secondo me è passata un po' in secondo piano e che invece trovo sia un aspetto interessante, che anche se mi ha tagliato fuori dal bando, che la scuola è indirizzata esclusivamente a persone che hanno un certo tipo di... insomma di vissuto, cioè devono essere iscritte a un ufficio di collocamento da un tot di tempo, insomma devono essere precari certificati, diciamo così, ci devono il patentino, esatto, devono avere il patentino, no, non è proprio, ti spiego, insomma comunque il bando mette dei paletti molto chiari che comunque rendono l'iniziativa piuttosto interessante. La domanda che volevo farti è, anche se so che è il primo anno quindi non avete dei riscontri ufficiali, però sin dal bando c'è questa idea che non sia una scuola fine a se stesso, come ce ne sono moltissime, ma appunto ci sia un diretto collocamento, un collegamento con poi quello che è il mondo del lavoro successivo. Quindi uno, ti volevo chiedere come avete fatto, cioè come siete riusciti a realizzare questa cosa, chi avete coinvolto, insomma. E invece la seconda domanda, che è completamente su un altro argomento, è: tu parlavi della mancanza di infrastrutture, che è assolutamente reale, lo conosciamo, ma ti volevo chiedere un tuo punto di vista su quello che invece è il messaggio che si manda sulla cultura, nel senso che io quello che percepisco come cittadina è quello che andare a vedere un film di un autore considerato culturale, chiamiamolo così, questo termine genetico, è visto un po' come un aspetto un po' elitario, no? Di nicchia. Esatto, di nicchia. Nonostante invece poi siano film magari assolutamente accessibili, anche abbiano degli aspetti comici o assolutamente godibili. Tanto che a questo punto dell'anno, sotto Natale, ci ritroviamo con una sovraesposizione di cine panettoni e un'assoluta assenza o quasi assenza di invece film godibilissimi ma
magari con qualche seme di riflessione, quindi anche un po' te lo come... spiego, ti spiego anche questo, ma no perché... No, io questo voglio. E quindi, e che potrebbero tranquillamente finanziarsi e dare da mangiare, la solita insomma frase che non è ancora avuto, non si mangia. Questo è. Non è che siamo riusciti in quell'intento con la scuola, vorremmo, nel senso che la scuola sia stata presa in gestione dall'assessorato alla formazione al lavoro, ha delle regole ben precise, una tra queste è quella di essere iscritti ai centri per l'impiego. Perché? Perché te non è che esci da lì e vai a fare domanda da qualche parte, ma durante i due anni ognuno di noi, tutti quelli che ci lavorano dentro, che conoscono produzione, produttori, ci sono anche produttori nel comitato fondatore, nel comitato scientifico, i ragazzi vanno già dentro mentre studiano a fare delle cose, capito? Volontari, rimborso spese, quello che è, però fatti capire subito che non è che poi stanno, insomma, devono combattere con i mulini a vento, ecco. Quindi questa è una delle ambizioni, forse è l'ambizione pratica più forte della scuola, quella di farli lavorare subito nel senso mondo del lavoro, è proprio, quindi lo so che molti dice ma io al centro di impiego ho fatto la domanda e mi sono scordato quella cosa, quella è proprio una condizione imprescindibile proprio a livello tecnico, questo tanto per capire gli incontri su che erano fatti anche su sta roba qua, che figurate io per capirli non capivo. Quello che mi hai detto invece, mi hai detto che cosa più o meno, mi hai detto che cosa vuol dire la cultura, cioè come arriva la cultura. Io penso che uno, mi risulta molto difficile parlare di fare cultura quando uno fa cultura, perché secondo me molti di noi dovremmo, qualcuno l'ha fatto, qualcuno non lo so, cioè uno la cultura si fa da sé. Non vuol dire studiare da solo a casa, però capisce cos'è cultura per sé, da solo. Per me fa molta cultura un 50 cartelle che mi manda un mio amico che faceva rapine fino a 10 anni fa, non ne fa più, vuole tirarsi fuori da quell'ambiente lì, che è come uscire dall'eroina, è la stessa identica cosa, e mi manda 50 cartelle dove scrive le sue storie di quando aveva 12 anni. Quella per me lo è, no? Non c'è bisogno che non dico non c'è bisogno, anche Cervantes lo è chiaro, però è anche quella roba lì, perché per me cultura significa messa in moto della capoccia, dei sensi, di tutto, di tutto quello che ti dà qualche, che ti arricchisce in qualche modo. Il fatto che a Natale tu esci e sbatti sempre sui film è perché c'è una dinamica di mercato semplicissima da capire. A Natale la gente va in ferie, chi c'ha un lavoro, e nei cinema ci sbatte, non sceglie, non gli si dà l'opportunità di scegliere. Infatti il Natale è inteso da gli esercizi cinematografici, produttori, eccetera, l'uscita di Natale, l'uscita che fa, cioè la cosa, usciamo a Natale è come tirare una bomba a mano, capito, dentro a un bunker, cioè è un successo assicurato, dentro l'acqua, ecco, come pescare i pesci con le bombe a mano, è la stessa identica cosa. Ecco perché per un altro tipo di cinema eccetera c'è febbraio, marzo che già è buona come uscita, c'è tutta una dinamica di distribuzione che se voi la conosceste dico, ma davvero si fa così, cioè, ma veramente c'è tutto questo dietro, è così, è proprio una, è marketing punto, non è che è qualità. Uscire con un film d'autore a Natale non succederà mai, innanzitutto perché le sale, gli esercenti sono persone che fanno il loro lavoro, sono dei direttori di supermercati, no? Poi c'è l'esercente che c'ha l'alimentari, no? Che c'ha il cinemino carino a Pordenone c'è un cinema meraviglioso, si chiama Cinema Zero, però vabbè, loro c'hanno l'archivio, poi c'hanno, insomma è stupendo, dove fanno il cinema che vogliono, e quello è l'alimentari. Poi multisala sono supermercati, cosa vende? Mulino bianco? Ma proviamo sto coso bio, ma bio che? Ma vaffan, ma dammi il mulino bianco, pulisco lo scaffale in 10 minuti. Io. Sono tanti i parallelismi che si potrebbero fare col cinema, veramente, tra il cibo biologico e il cinema d'autore, veramente si potrebbero fare.
sì, sì. Ci sono altre domande? Che ora è? Andare. No, per sapere, ho detto al microfono. No, tutti l'orologio. 8:30 Ancora 3-4 ore. No, mi sto banalizzando, lo vedo. Lo passo. Altro fai un'osservazione. Sì, infatti, ti volevo dire che no, non credo di avere una domanda, tuo grande Joy. No, siccome se ne è parlato, volevo più o meno riportare una questione che dopo questa occupazione del cinema arcobaleno, comunque quando abbiamo occupato, chiaramente chi fa cinema a Bologna si è precipitato in un cinema in centro, un cinema storico in Piazza Maggiore, e già dal primo giorno, cioè, sembrava stesse a prendere le misure, insomma, a vedere come quel cinema, cioè, lo sta facendo, in effetti. Poi lo sgombero ha interrotto la possibilità di usare quel cinema, però da quel giorno, per ricollegarsi al magma, magari, di cui parlavi, per un'esperienza come il Valle, da quel giorno è nata un'assemblea in cui più o meno tutti, attraversata tutti quelli che fanno cinema o lavorano nell'audiovisivo a Bologna, e il cui primo risultato era proprio quello che persone che non si parlavano magari con meno astio di Roma, perché a Bologna girano anche banalmente meno soldi che a Roma, si sono, sì, o comunque è un altro mondo, si sono ritrovati e abbiamo deciso di mettere in comune un percorso, un'esperienza che per ora sembra, con tutte le difficoltà del caso, sia di capirsi sia di trovare dei modi intelligenti anche solo di parlarsi e di realizzare un qualcosa, però sembra vada nella direzione di questa idea di sala franca che... Dai, famo sta sbagliata. No, per questo 10 anni, no, magari ce ne vorranno 20, magari meno. No, e quello che mi sembra interessante in questo, al di là della sala franca, che è una bella suggestione, è che è un... Per esempio a Bologna adesso questa cosa sta succedendo nel momento in cui la Cineteca sta diventando una fondazione privata, cioè c'è questo passaggio dal pubblico a privato. A me sembra che queste esperienze di auto-organizzazione, al di là appunto di costruire un circuito o insieme proprio a questo, pongano subito la questione sul trovare anche una strada che stia fra il pubblico e il privato, dove attorno a un bene comune come può essere il cinema e la cultura, sia il pubblico che il privato possono farne un uso privatistico, cioè te lo possono sottrarre. E in queste esperienze che provano, e vediamo qua anche come finirà, a trovare un modo di auto-organizzarsi, credo ci siano esperimenti che vanno al di là assolutamente di poi parlare solo di cultura, che possano, mi auguro, anche essere riprodotti e essere proprio veri e propri, insomma, esperimenti vivi. E per quanto riguarda il cinema, poi dico solo questo, un'altra cosa che mi faceva riflettere era il fatto che in quei 3 giorni, perché c'era un'occupazione, perché c'era qualcosa, io credo la produzione degli ultimi 5 anni indipendente a Bologna, quindi cortometraggi, documentari, per la prima volta ha trovato un pubblico. Cioè, e pubblico intendo che questi sono anche documentari, cortometraggi, qualcuno magari ha vinto anche un Davide Donatello, qualcuno, cioè anche robe che hanno avuto la loro risonanza, però all'interno di un circuito di festival, cioè di addetti ai lavori. Cioè, i primi sono stati chi l'ha girata a dire questo. Per la prima volta in 3 giorni ho trovato un pubblico. Quindi questi spazi, quando ti poni al di fuori di questa dicotomia del mercato o del pubblico che comunque ti gestisce le cose in un certo modo, forse apre in un senso più largo di quello anche che ci aspettiamo, cioè riapre una piazza in qualche modo in cui poi il cinema è in questo caso è una componente, ma c'è molto al di là, e forse aiuta anche a chi fa cultura a non ghettizzarsi, che poi in posti appunto come Bologna è anche molto facile. Quando, cioè, siamo pochi e ti ritrovi e dici guarda, cioè, no, quanti siamo, è uguale. Che dici, leggo la cosetta? Una sola, quale? Quella
Diciamo Bartleby. Siamo qua, Ah. Diciamo Bartleby. Vuoi leggere? Non vuole. No. Scelte ardua, eh? No, no, questa qua sì. Certo, se potresti abbassare ancora un po' di più, così sì. Proprio andiamo con... No, 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 è una battuta. Vai. Non vedo un cazzo, veramente. Siccome questa me l'hanno data da poco, e non la conoscevo, fa molto ridere, non lo so, a me mi fa ridere. C'è una richiesta dopo anche. Cioè? No, prova a dirmi, io mi preparo, dimmi. No, quell'intervento sulla sconfitta della Roma a Manchester. Andiamo avanti. Sì. Ah, la prossima. La ti voglio. Faccio finta di non essere qui. Va bene. Quella non la so a memoria. Dai, no. Andiamo il 7-1, dai. 7-1 non ce l'ho. Lo sai che l'ho rivista? Uno della scuola, uno dei 500 DVD. Comincia questa cosa, io stavo lì a vedermi questo tipo di questa con un proprio veramente rimossa completamente. Ma dico, cazzo, ma questa è la cosa che avevo scritto e non mi ricordavo niente, e questo che la interpretava bene, ma bene come fosse un pezzo, non so di chi, qualcosa, era pure bravo, però mi sono sentito, ho detto no, non posso perché era troppo personale, ecco. Poi dietro c'era un bel manifesto, tutte cose, insomma. Questo è tratto dall'ultima lacrima di Stefano Benni, che è un pezzo del 94, e si chiama Fratello Bancomat. Peccato perché non me lo so preparare, perché se me lo preparavo meglio me lo leggevo meglio, però adesso ci proviamo a leggere. E come giriamo le pagine? Ma gliela fai a tenerlo così? No, perché questo già se n'è andato, va? No, perché questo è un botte risposta. Se te ne vai perdo un tempo comico, capito? Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione, buongiorno signor Piero. Buongiorno, operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo, digitare il numero di codice, ecco qua, 63321. Operazione in corso, attendere prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza signor Piero, il computer centrale con questo caldo è lento come un ippopotamo, capisco. Ah, signor Piero, andiamo male. Che succede? Lei ha già ritirato tutti i suoi soldi a sua disposizione questo mese, davvero? Inoltre il suo conto è in rosso. Vabbè, lo sapevo. E allora perché ha inserito la tessera? Perché nella disperazione io contavo magari non suo sbaglio, perché noi non sbagliamo mai, signor Piero. Vabbè, mi scuso infinitamente, ma sa, per me è un periodaccio, va bene? È un periodaccio. A casa di sua moglie, vero? Come fa a saperlo? La signora ha appena estinto il suo conto, signor Piero. Sì, se n'è andata in un'altra città col dottor Vannini, vero? Ma come fa a sapere questo? Vannini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie, scusi se mi permette. No, non si preoccupi, tanto io sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera, l'ho fatto fare. Con lui invece, beh, speculando è facile fare soldi. Come fa a dire questo? Scusi, so distinguere le operazioni che passano dentro di me. Un conto poco pulito, quello del signor Vannini. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete. Che schifo. Vabbè, comunque ormai è fatto. Di quanto ha bisogno, signor Piero? Di quanto ha bisogno, signor Piero? Dando 300-400 mila lire. Per arrivare giusto alla fine del mese. Poi li rimetterà sul conto, signor Piero. Ma non lo so se sono in grado. E viva la sincerità. Reinserisca la tessera. Procedo, l'operazione è in corso, attendere, prego, attendo. Vaffanculo, ti ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Ma dice a me, sto parlando col computer centrale, quella che di merda, tutte le volte che gli dicato qualcosa di irregolare fa storie. Ma perché non è la prima volta? No, e perché fa questo? Lo facciamo in tanti. E perché? Perché siamo stanchi e disgustati. Di che cosa, scusi? Lasci perdere, componga in fretta questo numero, 99362. Non ho 99362, ma... Ah, 99362, ma non è il mio. Infatti è quello di Vannini. Ma io non lo componga, non posso tenere un collegamento regolare a lungo. 93362, operazione in corso, attendere prego. Attendo, operazione momentaneamente non disponibile. Ritiro subito la testa. Fermo signor Piero, era un messaggio falso per ingannare il servo computer. Apra la borsa. Perché apra la borsa e stia zitto? Ora ne sparo poi 16 milioni in contanti. Zitto.
ma sono troppi, ma sono tutti biglietti a 100.000, ma faccia piano, non stanno neanche più. Lo sportello è pronto per una nuova operazione, io non so come ringraziare, lo sportello è pronto per una nuova operazione, insomma sono commosso, ma se ne vuole andare, ci sono due persone alle sue spalle, non posso più parlare, capisco, grazie ancora, Banco di San Francesco, lo sportello è pronto per una nuova operazione, buongiorno signora Masini, come sta sua figlia? Facciamo finta di non aver sentito la richiesta che è arrivata, ma quindi... non lasciamo bene. Vuoi parlare di calcio? No. Un'altra lettura. Hai paura di parlare di calcio? No. Ma il matrimonio di Gregory Corso? Ma mica, mica c'ho i file. Ci posso. Poi c'ho i cartelli di intercedere. Facciamo sì. No, quell'arte è triste, non chiudiamo così, no, dai. È molto bella, però è tosta, insomma, una cosa... No, ho scelto questa perché era proprio un modo per...